Questo appuntamento è offerto da Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Forte classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Benvenuti amici, eccoci qui, pronti a trascorrere un altro divertentissimo pomeriggio con voi. Cominciamo innanzitutto facendo i complimenti alle azzurre di volley che oggi hanno ottenuto la nona vittoria, eccole qua. Belle e brave, nona vittoria consecutiva ai mondiali femminili in Giappone, hanno schiacciato gli Stati Uniti e con questo trionfo entrano di diritto nella terza fase delle qualificazioni. Non possiamo non fare un grossissimo in bocca al lupo nostre azzurre di volley. Certo. Giusto, ma torniamo a noi. Buon pomeriggio. Ragazzi, che cosa ci regalerai oggi? Oggi facciamo una classifica proprio in tema col nostro spirito iniziale, perché parliamo delle canzoni divertenti, cioè le cosiddette canzoni umoristiche. Volume primo, perché ce ne saranno volume tanti. Primo, sì, sì. Non vedo l'ora di cominciare. Mary invece? Si scherza, si ride, si balla anche in cucina, perché oggi è tornato a trovarci un nostro caro amico, Ottavio Surico. Eccolo qua, Ottavio, ciao. Come stai? Tutto bene? Io molto bene, direttamente da Gioia del Colle, la città della mozzarella. E non solo. Anche di grandi talenti come Ottavio, che è uno chef bravissimo. E oggi ci preparerà due ricette molto interessanti. Interessante e semplice. Quali saranno? Faremo una ricetta semplicissima, una tartare di scottona con una maionese, facciamo con estratti vegetali, quindi senape, latte di soia e olio. Okay. E seconda ricetta sarà una lasagna rivisitata con cime di rape, cardoncelli, un po' di salsiccia. Buonissimo. E poi c'è il tocco un po' personale, il no? Tuo tocco, per il tocco dello personalizzare chef. La ricetta. Saranno quindi due ricette di terra interamente a chilometro zero, e questo è un po' il segno distintivo del nostro Ottavio e sempre anche di quasi tutta la cucina pugliese, ok? Certo, sei certo. Pronto? Prontissimo. Lo vediamo insieme, vediamo tutto tra poco insieme. Vedo già Michele pronto in salotto con una coppia stupenda. Sì, certo Mary, è arrivato il momento dell'amore. Quante coppie si mettono insieme quando sono ragazzini, tra i banchi, a scuola, e però quante di queste poi durano nel tempo e magari arrivano a coronare il loro sogno d'amore giovanile con un bellissimo matrimonio. Ebbene, Anita e Giovanni hanno fatto esattamente questo, hanno trasformato la loro passione giovanile in un amore maturo. Lasciamoci trasportare dalla bellezza e dall'emozione di queste immagini. Quanta passione, ma anche quanta simpatia, proprio spiritosi. Anita, Giovanni, benvenuti. Grazie. Bello, anche voi vi siete divertiti a sì, perché non conoscevamo le immagini. Proprio bella, vero? Però si capisce anche che c'è veramente tanta passione e tanto amore fra di voi. Non venite da molto lontano, diciamo, per chi sta dalle parti della Puglia. Un paio di 100 metri. Cioè da? Veniamo da Conversano. Conversano. Siete molto giovani, posso chiedere l'età, di solito, insomma...
Io ho 25, da qualche anno fa. 25 tre anni fa, va bene, facciamo subito i conti. Mentre invece Giovanni? Il prossimo è 29. 29, fantastico. Lui è più vecchio. Sì, e beh, sono dei professionisti importanti. Tu sei? Io sono un ingegnere. Ingegnere Anita, mentre invece Giovanni? Sono un imprenditore, una ditta. È il dottore, è il dottor Giovanni, imprenditore di una ditta. Bene, benissimo. Cominciamo all'inizio, come al solito. Allora, come è iniziata? Dire tu, Giovanni. Lo devo dire io. Di solito... È cominciata tra i banchi di scuola parecchi anni or sono. Una conoscenza, un'amicizia che poi è tramutata nel tempo. Sì. Vabbè, te la spiego meglio. Sì, forse sì, perché è stato un po'. No, perché questa coppia reticente. È fatta così. Reticente. Cioè, io parlo, lui no, così. Quindi lui devi spezzargli l'imbarazzo. Però ho visto che prima con te ha parlato molto. Quindi si è... Vieni più spesso ma a casa. È vero che a un certo punto c'era di mezzo un terzo uomo. No, allora, sai, le cose giovanili, io ero una bella ragazza, così a scherzo. Sei bellissima, tuttora, che no, dici? No, c'era un ragazzo che aveva iniziato a flirtare un po' con me e lui era compagno di scuola di questo ragazzo. E gliel'hai soffiata? Delle mie amiche, sì. Diciamo di sì. Diciamo che delle mie amiche lo avevano inquadrato e denominato come Superman perché si divertiva a fare il Latin Lover, all'epoca aveva i capelli biondi, sai, insomma. Ma ti ha colpito subito? Esatto, proprio quello che stavo dicendo, me l'hanno presentato, io mi sono girata dalle mie amiche e ho detto questo era Superman, potevate scegliervelo meglio quello da seguire. Non è stato esattamente un grande successo. E poi mi piacciono le sfide, quindi avevo deciso di diciamo sfidare il Latin Lover e farlo temporeggiare su 6-7 mesi. Giovanni, tu ti sei dato da fare, come hai fatto? Diciamo ho dovuto impegnarmi con un po' più di romanticismo. Che vuol dire? Che facevi? Bigliettini, telefoni, sì, messaggini? Dai, no, era l'epoca degli sms, quindi c'era l'sms giornaliero. Ciao bella, che fai? Ciao bella. Ciao bella, che fai? Io guardo la tv, ti voglio bene, tu o Gio. Poi il giorno dopo era ciao e bella, che fai? Io sono a casa, tu o Gio. Tu rispondevi? Ah, quindi avevi già finito la scuola? La scuola era finita? No, no, era il terzo anno di superiori. Per quindi, me, guardo per la tv, ma sì. Che facevo? Guardavo la tv? Sì, sì, è sempre stato uno studente modello, devo dire. Senti, cos'è che non ti aveva convinto all'inizio di Gio? Allora, cosa non mi aveva convinto? Forse non mi aveva dato quel tocco di... Troppo sicuro di sé? No. Com'è lui? No, faceva finta di essere sicuro di sé, da questa spavalderia di essere, diciamo, il Latin Lover. Ma quanto però ci hai messo no. Per corteggiarla? Parecchio. Tipo? 6-7 mesi. Caspita, sempre questo messaggino, sì, tutti i giorni. Era un po' dura, no, diciamo, no, c'erano no, anche no. La relazione umana, nel senso, ci vedevamo, le invitavo non solo a uscire. Non virtuale, ma anche sì. Concreta. Che facevi? Che facevi? Beh, eravamo già amici, diciamo, quando ho deciso di farla prova a tramutare questa amicizia in qualcosa di più, quindi già ci frequentavamo, la invitavo a uscire. Dai, sì. Posso raccontare una cosa carina? Sì, racconta, se proprio devi. Allora, questa era diciamo, il preludio del nostro primo bacio, te lo racconto. Allora, io ero in giro con delle amiche e lui con suo cugino, e a un certo punto io dico, devo tornare a casa, e guarda caso incontro proprio loro, e lui dice, ti accompagno io. Io dico, no, guarda, cioè, 100 metri, non ti dai da fare. E allora? E lui insisteva, ti accompagno, no, ti accompagno. E poi ovviamente il cugino diceva, sì, andiamo, perché io abito vicino, quindi andiamo insieme e l'accompagniamo. E lui chiaramente diceva, no, la gomitata, vado io. L'accompagno io. Insomma, io a me piace ridere di solito. Quindi quando siamo arrivati a casa, poi lui è riuscito a convincere il cugino, l'ha preso in disparte, vattene via, l'accompagno da solo. Cioè, siamo arrivati a casa e poi io gli ho detto: beh, ora torna da tuo cugino e digli che nonostante sia andato via, torni a vuoto. E invece il bacio quando è arrivato? È arrivato poco dopo, non troppo tempo dopo. Non quella volta là. Non quella volta, è arrivata diciamo poco dopo in una delle stradine più strette di Conversano. Era una situazione abbastanza romantica, abbastanza carina. Bellissimo, ma è vero che poi addirittura è sbucata una poesia poi? No, in realtà è stato questo. Sono stata un po' in proloco perché è una situazione che
diciamo, secondo me va spinta, cioè ognuno dovrebbe un po' incentivare le proprie. E che è successo? E che è successo? Mi avevano chiesto di scrivere degli editoriali su dei posti di Conversano e quindi ho scelto, diciamo, quello che mi ispirava di più era questa del nostro primo bacio. Mi sono spinta in questo piccolo editoriale del primo Giovanni, bacio. Giovanni, a te è fatto piacere, no? Ha raccontato, diciamo, una cosa che ti riempiva di emozione, ti faceva. Era un bel momento da ricordare, quindi sapere che anche gli altri fosse stato sottoposto anche ad altri mi ha fatto molto piacere. Ma chi si ricorda la data del primo bacio? Perché qua siete un po' smemorati, è vero questa cosa? Lui è smemorato. No, allora facciamo la prova, che giorno abbiamo era? Abbiamo deciso di impostare la data del primo bacio come la data del fidanzato. Ok, quindi se la ricorda. Vediamo, che data è? 25 marzo. Del? Dell'anno è un po' problema. Fermi tutti, sì, anni? 2006. Bah, non vale, gli era dovuto suggerire. Ah, no, pensavo che mi avessi chiesto di aiutarlo. No, l'anno non lo ricordavo, la data però. Ma sì. Il 25 ha un significato, chi è che ha una predilizione? È lei che fa una pianificazione delle date di tutta la vita. L'ingegnere pianifica le date. Mi piacciono molto i numeri, infatti un periodo ho iniziato a scrivere un libro sulla psicologia dei numeri. Certo. La solitudine dei numeri primi, no, e cose no, varie. No, un po' più allegro, dai. Un po' più allegro. No, mi piace il collegamento della matematica con la psicologia della vita. Infatti io insegno... Aspetta, fai un esempio, oggi è che giorno è? 11? No, non sono un'astrologa. No, intendo dire tutti i concetti della matematica. Mi piacciono, cioè dal punto di vista logistico, il problem solving, la soluzione dei problemi. La data del matrimonio ha un significato? 24 luglio. Ecco. Ecco, guarda, questa è stata colpa di un certo Michele, un tuo omonimo, perché aveva la sala disponibile solo il 24, perché io l'avevo già decisa la data del matrimonio, ed era il 25 luglio 2018. Che andava bene, perché corrispondeva... Andava bene, perché il 25 è il mio numero preferito. E poi già... E poi era 25 più 07 più 2018, indovina che numero fa? Che cosa hai detto? Che numero fa? 25. Vabbè, ma questa è una sola, perché così uno può arrivare al numero che vuole. Allora ripeti com'è. No. Fai 25. Allora, 25 è il mio numero preferito. Io sono nata il 25 giugno, mio fratello il 25 febbraio, mia madre per parto io e mia sorella, quella bellissima bambina che avete visto lì, si è fatta venire le donne il 25 punto, marzo. Vai al punto. 25, 2 più 5 fa 7, più 7 14, più 2 16. Giovanni, 1, ma è sempre così, 17 Anita? E 8, 20. Sì, abbastanza. Diciamo, il dono della sintesi non è una caratteristica che la rappresenta. No. Senti, il fidanzamento è stato lungo? Sì, è stato lungo, però gli anni Quanto sono volati. Quanto è stato lungo? Circa 12 anni. Però non poco, eh? Avete pensato di vivere insieme a un certo punto o avete aspettato il matrimonio, quindi progettando il matrimonio? No, siamo un po' all'antica. Abbiamo progettato il matrimonio. È chiaro che negli anni, diciamo, come in tutte le coppie, siamo cresciuti insieme, ma ci sono stati magari dei momenti più vicini, più lontani. Insomma, capita sì, perché a tutti. Non è facilissimo crescere insieme, sì. E mantenere. È bello questo. Anche bellissimo. Perché abbiamo cominciato dal periodo adolescenziale, quindi poi man mano si sono succedute varie situazioni, l'inizio del lavoro, l'università, e quindi sono circostanze che ci cambiano, però siamo riusciti ad adattarci fino a questo. Questo è stupendo, perché significa appunto quello che dicevamo proprio all'inizio. Trasformare un amore che è sempre bellissimo da giovanile, adolescenziale, farlo diventare... Non è facilissimo, diciamo che ci vuole un impegno per farlo. Ci vuole il litigio è, secondo me, fondamentale, così come prendersi i propri momenti, il proprio tempo. Giovanni, crescendo non siete cambiati, no? Sì. Siete sempre rimasti la stessa coppia che... Abbiamo subito piccole variazioni, siamo maturati, però fate tutto sommato esempi, abbiamo mantenuto. Piccole variazioni, per esempio, che è successo? Per esempio, prima si vestiva malissimo, ora guardate come l'ho vestito bene. E tu cosa hai? Cosa sei riuscito? Allo stesso modo, diciamo, il fattore estetico è molto variato. Anita era una ragazza dei colori vivaci e associati. Scusa, Michele, ma secondo te questo colore non è vivace? Cioè, no, non da adolescente non conosceva la regola dei tre colori, che non si possono indossare più di tre colori contemporaneamente. E qui è uno solo, quindi, a parte infatti le scarpe. Infatti ora è migliorata notevolmente. Ah, quindi l'hai aiutata tu. Bellissimo. Senti, quando hai capito, avete capito che era aria di matrimonio? Abbiamo capito che era il matrimonio dopo un periodo in cui c'era sempre questo litigio frequente, questo allontanarsi, eccetera, eccetera. Litigi frequenti. Sì, e quindi abbiamo inteso che il problema della nostra coppia fosse non avere il tempo di trascorrere, diciamo, momenti insieme.
e quindi il matrimonio ci sembrava la, diciamo, quello che ci mancava. La medicina, la soluzione più giusta. Cioè quelli che dicono è il quotidiano che rischia di distruggere, per voi era il contrario, dobbiamo avere più tempo. Dobbiamo avere più tempo per noi, perché poi alla fine si tratta di condividere tutto. E... bello. E serve anche, serve anche tornare nella stessa casa. Avere, quindi significa avere tanta fiducia nei propri sentimenti, perché è un po' una scommessa quella. È una scelta importante. Una scelta importante. E hai fatto la proposta per sottolineare quanto era importante quella scelta? Diciamo che è stata più che altro una decisione presa consapevolmente da entrambi. Non c'è stata una vera e propria proposta di matrimonio, però comunque... cioè non sono riuscito a fare proprio la scenetta dell'anello, mi vuoi sposare? La scenetta, guarda che è una cosa bellissima, non è una... ti sarebbe piaciuta Anita, se no, un ingegnere? Sì, mi sarebbe piaciuta, in realtà l'ha fatta una scenettina, però lui ci aveva pensato qualche anno prima a regalarmi l'anello. Poi... c'è questo anello qua? Sì, c'è. È quello che poi hai ricevuto comunque. Sì, l'ho ricevuto. Poi sai quando le donne decidono di fare quella scena? Fallo vedere, non coprirlo, se no non lo si vede. Ecco. Sai quando le donne decidono di fare quella scena? Basta, tieni. Ora basta. Perché mi hai scocciato, eccetera, eccetera. Smetti di fumare, altrimenti... Sto scherzando. Fa così, fa così. Sì, sì, è proprio così. E allora, quell'anello, diciamo, quella doveva essere una scenetta del tipo no, dai, tieni. Lui l'ha trattenuto e poi... poco prima del matrimonio gliel'ho ridato, ha fatto quella scena del ginocchio. La scena del ginocchio, hai capito che cosa è diventata? La proposta di matrimonio, la scena del ginocchio, ma è bellissima! La sera prima che avete fatto? Il famoso addio al nubilato? La sera prima del nostro matrimonio? Siamo stati a casa dei nostri testimoni di nozze. Insieme, tutti e due? Insieme. Sì, non è stato proprio la sera dell'addio al celibato, quella è avvenuta qualche giorno, quelle qualche separate, sera. Sì, quelle separate. Ma le abbiamo cosa fatte avete fatto? Tempo non intendevo prima. Niente. Tu ci hai detto la sera prima, cioè notte prima degli esami, giusto? Precisa l'ingegnere, come ti piace, quello che vuoi. No, alcune serate le abbiamo trascorse con i nostri amici in maniera separata e quindi io con le mie amiche. Ma è vero che c'è stata una serenata, Giovanni a un certo punto. Serenata è una parola grossa, eravamo a cena, ero sceso per andare a comprare il dolce che mancava alla cena e... fate la cena prima degli esami e della notte prima e non c'è il dolce. E non c'è il dolce. Quindi siamo andati a prendere il dolce, tornando ho approfittato dell'accompagnamento dell'orchestra sinfonica per intonarle un'orchestra ti sei portato? No. No. C'era l'orchestra che eseguiva dei pezzi sul sagrato della cattedrale, noi eravamo... Ma fantastico! Sì. Ma non mi ha accompagnato. Ha fatto una di quelle canzoni, detto, maestro, che lei avrebbe messo in quella scaletta che oggi vuole fare, delle canzoni simpatiche. Sì, vabbè, ci arriviamo dopo adesso. Ma cioè tu hai detto, questa è per te, ed erano loro che suonavano per i fatti loro, fantastico. Una cosa del genere. Quel giorno era il... che giorno era? Vediamo se vi ricordate, il giorno del matrimonio. 24 luglio. Di che anno? 2018. Sono freschi freschi di matrimonio, che bello, riviviamo insieme questi momenti più belli della loro giornata meravigliosa, 24 luglio. Accolgo te, Anita, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre e di amarti e onorarti. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Io, Anita, accolgo te, Giovanni, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, la salute della malattia, di amarti ora per tutti i giorni della vita. Anita, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh,
Giovanni e Anita sono sposi e sposi per sempre. Facciamo un bel applauso. Auguri! Inizia, eh? Fantastico. Oh, ma eravate emozionatissimi tutti e due, eh? Sì. Che effetto vi fa rivedervi? mi ha fatto lo stesso effetto più o meno di quel giorno. È emozionante. Bello, eh? Bello. Siete commossi, vero? Commossi, bello, ma anche divertiti. È stata una giornata veramente vissuta benissimo. Audace il tuo abito, bellissimo. Sì, l'avevo disegnato io. Fantastico, guarda. Però, infatti dicevo la Giovanni, salta. Che effetto ti faceva? No, l'abito era bellissimo. C'è stato il tutto abito prima del matrimonio. Quindi dovevamo cercare di indovinare com'era l'abito, lungo, corto, il colore, lo stile. E tu ci hai preso? Sì, avevo toccato un po' tutte le panoramiche. Tutto, stretto ma corto, lungo ma largo. Ma è vero che quella mattina c'è stato, come succede poi qualche volta, un po' di panico da quelle parti prima della... Che è successo? È successo che a Conversano si usa che l'abito della sposa non può stare a casa della sposa e quindi l'ho portato a casa della mia vicina. Ah, non può stare a casa? Diciamo, è una di quelle tradizioni. Vabbè, di portafortuna, okay, insomma. E quindi l'avevi portata? Dalla vicina. Mm. E la vicina l'ha portato, io l'avevo lasciato però confezionato quando ero uscita dall'atelier, la vicina l'ha portato a casa, lo abbiamo aperto ed era completamente aggrenzito, chiaramente, perché il mio era doppio, cioè io l'avevo disegnato in modo che fosse di giorno romantico, quindi con questa gonna da principessa, e poi la sera, come abbiamo visto le immagini forse prima, sensuale, quindi si toglieva questa gonna immensa e diventava un po' tipo Jessica Rabbit. Hai capito? E invece era tutto sciancicato. E invece era tutto... E quindi poi ci sono queste immagini bellissime di mio fratello che tiene l'abito, mia madre che lo tira da una parte, la sarta che lo stira. Una cosa incredibile. Fatta. Altri momenti bellissimi, tutta la cerimonia, ma che una cosa che ti ricordi in particolare? Che c'è? Il fatto che la sposa è arrivata prima dello sposo in chiesa, quasi. Ho visto il suo ingresso. Ma veramente? Perché? Lei ha visto il mio ingresso. C'è stata una leggera mancata comunicazione tra le persone dedicate a farlo e quindi io attendevo che arrivasse la troupe dei fotografi per entrare, poi alla fine è arrivata anche lei contemporaneamente. Siete una coppia fantastica, ma io vi devo fare la prova del 9. Voglio verificare fino a che punto vi conoscete dopo 12 anni di fidanzamento e 3 mesi, quanti sono, di matrimonio. Di matrimonio. Allora, cominciamo. Secondo te, quando gli abbiamo chiesto vacanze al mare o in montagna, cosa ha risposto? Per forza mare, perché se vuole venire con me dobbiamo andare al mare. Viva la libertà! E tu cosa hai detto? Cosa avrebbe detto lei? No, mare, lo mare, stesso. Mare, perché appunto ci ha appena detto che è la dittatura del mare. Qual è il suo piatto preferito? Vediamo se hai... Giovanni è molto bravo a cucinare. Pesce, penso pesce... Perfetto. E il suo? Credo pesce. Sì, avete detto tutte e due pesce, siete a pieno i voti. Qual è secondo te l'aggettivo che userebbe per descriverti? Che l'ha usato, eh? Noi ce l'abbiamo qua. Eh? Occhio, occhio. Però lo voglio vedere dopo. Ah. Vediamo. Primo, la prima cosa che è venuta in mente. Sono com'è Rocca. Anita? Anita è? Logorroica. Sì! Logorroica! Esattamente così. E invece cosa ha detto di te? Vediamo se indovini. L'aggettivo che meglio descrive Giovanni secondo Anita. Silenzioso. Sì! Perfetto! Si conoscono alla perfezione. E poi, come dire, è ovvio che sono fatti l'uno per l'altro. Uno logorroico, l'altro silenzioso. Chiudiamo per vedere se siete proprio a pieni voti la parte del tuo corpo che secondo te Giovanni ha detto gli piace di più. Coraggio, eh? Coraggio. Vale la prima risposta. Diciamo, facciamo la parte di sotto, le gambe, No, una sola, dividi, vediamo. Gambe. Gambe, risposta esatta. E cosa ha detto Anita a proposito della parte del tuo corpo che le piace di più? La schiena. La schiena. La schiena, è vero, non il fondo schiena. No. Ci siamo mantenuti nella parte superiore. Ma siete fantastici, ragazzi, a pienissimo tipo, bellissimo, eh? Che coppia magnifica. Una coppia fantastica, Michele, io oserei dire. Si proprio compenetra la perfezione. Una coppia al peperoncino, ma anche al miele, perché ho visto che non avete nascosto la vostra emozione rivedendo le immagini. Però mi devi spiegare, Anita, sta storia dei 6 mesi, cioè 6 mesi.
Cioè, non è stato un corteggiamento, è stata una missione speciale, ma neanche negli anni 20. Ma insomma, avevo 16 anni. Ma no, allora è giusto, allora vabbè, tutto è giustificato. Io però c'è una cosa, io non ho dubbi proprio sull'autenticità del vostro amore e sul quanto siete affiatati. Proprio non ho dubbi. Non ho dubbi, non ho, per questo faccio un aggancio, perché è la canzone che ho scelto da dedicarvi, va bene? Non come so se la conoscete, come... però sarà un'ottima occasione per conoscere, però penso di sì, che è un bellissimo allora, successo di Pino Daniele. Senza dire il titolo. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione perché dubbi non ho, perché dubbi non ho. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei. Bravissimo Stefano, che bella canzone, come si amano questi due ragazzi, che bello, l'avete visto? Sì, proprio sì, bastano gli sguardi, bastano gli accenni e poi ridono ed è anche un loro modo di comunicarsi i sentimenti più profondi. Grazie per aver condiviso con noi la vostra storia meravigliosa, in bocca al lupo per il vostro futuro, arriveranno poi i bimbi, sono già in programma, com'è? Sì, penso di sì, abbiamo già... Quanti saranno? Almeno un paio, diciamo, fantastico. Ripartiamo dal nostro invito di matrimonio, anzi te l'avevo portato, guarda. Ah, vediamo. Questi sono... Ci lasciamo con un... Che bello, facciamolo vedere da quella parte. Ecco, vedi? Ecco. Sono... Noi abbiamo scelto di, diciamo, ricominciare da chi siamo, sì, e quindi infatti si vede qui, no? Caschetto bianco comanda. No. Sì. E quindi il nostro futuro sono progetti lavorativi insieme e una bella famiglia. Buon lavoro. Felice. Ragazzi, evviva Anita, Giovanni. Bocca al lupo, buon futuro. Grazie. State grazie. Pure lì. Allora, io vengo da questa parte invece, ancora un po' emozionato. Ma che bella coppia. Bellissima. Bellissimo. Bellissimo. Modernissimi, perché insieme. Le battute, gli scherzi per dirsi anche quanto si amano, di usare le parole dirette. Allora, Stefano, le più belle canzoni umoristiche. Adesso? Tocca a te. Ah, ma mi prendete in contropiede. Umoristiche. Le canzoni umoristiche. Vabbè, vediamo cosa le canzoni umoristiche italiane hanno una tradizione lunghissima, fin dagli anni... dei primi del Novecento si facevano queste canzoni umoristiche, però quindi per questo ho detto volume 1, volume 2, perché sono veramente tante. Adesso tante. Ho fatto una prima classifica che al quinto posto vede un gruppo che della canzone umoristica hanno fatto proprio la loro bandiera. Parlo di Elio e le Storie Tese, certo, che da poco si sono purtroppo sciolti. Sciolto. Come Ma sono gruppo sciolti davvero? Sì, pare di sì, hanno fatto una lunga tournée proprio a chiusura di questa loro unione. Peccato. E appunto voglio mettere al quinto posto, ho messo la Terra dei Cachi, che è forse la loro canzone. Sanremo molto fortunato, sì, per loro. Famosissima. E quindi ve la faccio un attimo. Faccela. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci a un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam, 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 ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone, non più il
sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no. Quintali di plasma, primario sì, primario dai. Primario fantasma, io fantasma non sarò. E al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò fi 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 fi. Ti devo una pinza, fi 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 fi. Ce l'ho nella panza, perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Yeah! Grande Stefano Palatrese, bravo, con Stefano, l'umorismo, grazie, raffinato, grazie, grazie di Elio De Storettese. Chi c'è buono. Al quarto posto? Al quarto posto ho messo un cantatore molto raffinato che però debutta con una canzone umoristica. È Fabio Concato, che io ammiro moltissimo, uno dei miei cantautori preferiti, che comincia la sua carriera con un pezzo umoristico dal titolo A Dean Martin. Attenzione che c'è un finale a sorpresa, è proprio per questo. A Dean Martin, il famoso Dean Martin è il titolo della canzone, ma Dean Martin non c'entra niente. Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelata, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piaccia affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che sono già io, dai, ma non scherzare. Ragazzina, adesso viene il bello. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Con tutti i neri, perché proprio a me, che sono bianco e pulito come un giglio. Amo le donne e le faccio impazzire. Povero Martin, meglio ripartire. Fantastico, Stefano. Una tragedia. Una presa in giro della presa in giro. Una tragedia proprio. Divertente. Senti, io finirei però questa prima manche, sì, diciamo così, sì, in allegria. Volume primo. Sempre. In allegria, sempre nel siamo primo volume. Siamo al terzo posto. Siamo al terzo posto, grazie per avermi ricordato. Il film è tratto da un film di grande successo, Alberto Sordi e Monica Vitti, con Polvere di Stelle, per la regia dello stesso Alberto Sordi, che fanno una canzone, diciamo, dove insomma è molto allegra, diciamo così, va. Forse si abbiamo capito, si chiama Marco, vai, così siamo, finiamo in allegria. Manda vai, se la banana non ce l'hai, bella guaiana attacca da sta banana. Manda vai, se la banana te la farò vedere, vengo con te, me la farai vedere. Sono fermo in rotta con la mia fregata e al suono del fischietto mi imbarcherò. Aspettami là sotto all'albero del cocco, mi spoglio e ti darò il mio cuore. Ma andavai, se la banana non ce l'hai, bella guaiana attacca da sta banana. Manda vai, se la banana non ce l'hai, vieni con me, te la farò vedere, vengo con te, me la italiana.
forma che mai, Stefano Patrici. Si scherza, si scherza chiaramente. E ce l'abbiamo solo noi, come si dice da queste sì, parti. Sì. Va bene. Ragazzi, io vado a cucinare perché è arrivato il momento di metterci ai fornelli con il nostro Ottavio. Ottavio, oggi c'è una bella atmosfera qui in studio. Bella, allegra, bella canzone. Bella, allegra, come ogni giorno. Come ogni giorno. Anche noi siamo belli allegri oggi qui in cucina perché prepareremo due piatti facili facili, come abbiamo detto prima, con ingredienti a base di terra, tutti a chilometro zero. Rigorosamente. Zero. Poi un po' di perché colori. Perché si usa sempre questo chilometro zero? Si sente, scusami, sempre parlare di questo chilometro zero? Perché diciamo che la parte più importante oggigiorno è valorizzare il proprio territorio e pertanto mettere in risalto quello che ci dà la nostra terra senza andare oltre i confini territoriali. Modificare pertanto, quello che la natura abbiamo produce. Quello che ci dà giornalmente, dobbiamo essere bravi noi cuochi a metterlo in tavola, a dargli un aspetto, un'impronta personale e un aspetto bello all'occhio e buono al palato. E noi gusto. Lo facciamo subito lo oggi, facciamo subito. Come vi dicevo ci mettiamo all'opera e facciamo il primo piatto che è un ottimo antipasto. Quale sì, sarà? Tartar di scottona, quindi abbiamo un pezzo di girello che insomma inizio già a tagliare. Condita con? Condiremo semplicemente con olio, sale e pepe. Poi aggiungeremo, e ti invito già a procedere, mi dai una ti mano aiuto. Oggi, ti faccio lavorare un po'. Sono qui per questo. Abbiamo una maionese con una base di senape, latte di soia e olio di vinacciolo, quindi molto vegetariano, molto benissimo. Leggero. Allora, voglio dare subito tutti gli ingredienti, le dosi esatte che occorrono per preparare questa tartare con la maionese, che è molto interessante, adesso vedrete perché, e poi subito iniziamo. Vediamo che cosa occorre per questo, per questa tartare di scottona con la maionese di senape. 400 g di filetto di scottona, dell'olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Poi, per la maionese di senape, 30 g di crema di senape, 30 ml di latte di soia e dell'olio extravergine d'oliva. Da dove iniziamo? Benissimo. Andiamo con la maionese. Maionese, sì. Ti aiuto un attimo. Sì. Quindi versiamo. Allora, questa cos'è? Questa è la senape. La senape. Salsa di senape. Si compra in un... La troviamo. Biologica, possibilmente, così insomma. Buonissima. Un po' piccante. Mm-hmm. E aggiungiamo del latte. Latte di soia. Quindi per via della lecitina che contiene, creerà un'emulsione, quindi con l'aggiunta del grasso gli daremo uno spessore. Sì. Ti devo frullare tutto. Sì, puoi iniziare già a frullare e pian piano ci aggiungiamo. Aggiungiamo l'olio a filo. Io nel frattempo, questo che tipo di olio è? Vinacciolo, quindi parliamo di semi di i semi dell'uva. I semi dell'uva. Sì. Allora, adesso quindi invece parliamo un po' della carne, della tartare. È benissimo. Chiaro che la carne, quando prepariamo delle tartare, deve essere fresca, di ottima qualità. Fresca. È un po' la condizione assoluta. Sì. La freschezza da cosa è data? Allora, la freschezza è data prima di tutto dalla macellazione dell'animale. Quindi in questo caso la scottona, parliamo di una vitella di circa 12 mesi che non ha subito, è gravida, quindi non ha subito parto, quindi una carne molto meno stressata delle altre, molto magra. E, diciamo che la freschezza l'abbiamo quando manteniamo anche la catena del freddo, pertanto non deve subire alterazioni, ma bensì mantenere una temperatura dai 4 ai 6 gradi. Sì, nel frattempo ti interrompo un attimo. Sì. Aggiungo. Benissimo. Sì, puoi aggiungere. Vado. A filo. Sì, a filo. Sì, a filo. Frulla contemporaneamente. Contemporaneamente frullo. Benissimo. E pian piano avrai un'emulsione. Devo metterlo tutto quest'olio. Con l'olio. Ok. Puoi procedere con l'emulsione, nel frattempo io procedo con la tartare. Quindi dicevamo insomma che la carne deve essere appunto freschissima. Fresca, molto fresca. La freschezza è data anche dal colore. Dal colore, sicuramente. Bello rosa. Nel momento in cui abbiamo taglio. Una carne che è diciamo ha un colore un po' più scuro e in sapore, significa, diciamo questo può significare che l'animale è stato sottomesso, diciamo, alle alimentazioni un po' allora, obbligate. Ecco, una volta diciamo chiarito così. Questo, una volta tagliata. Allevamento intenso, volevo dire. Per essere
più chiari. Perfetto. Invece questo è tutto allo Ottavio, stato brado. Tu sei precisissimo. Una volta tagliata, come avete visto, bella a dadini, cubetti. A cubetti, piccoli piccoli. La possiamo condire. La possiamo condire, come? Olio, sale e pepe. Olio, sale e pepe. Del pepe, sì. Gentilmente dell'olio, certo. E del sale. Io aggiungo un attimo qui di olio. Allora, sale e pepe. Ok, benissimo. Semplice, semplice. Olio, sale e pepe, poi. Benissimo. E nel frattempo continuiamo a prepararci la mayonnaise. Noi lo facciamo, vedo già Michele in salotto per un altro momento. Io sento anche una musica particolare. Eh sì. Avete capito, eh? È giovedì, è il momento Gnocchi. Del fitness! Ed eccola qua, Letizia D'Alessandro. Questo è il fitness che piace a me, vedi? Ah, sì, siamo ancora in vacanza in realtà e quindi siamo così, oggi facciamo tutta la lezione seduti sul divanetto. Dammi la mano. Che bello, Dario. Che bello. Sono che molto contento. Però io non credo tanto a queste promesse. Guarda, così. Posso fare così. Allora, ricordiamo che Letizia è, non è soltanto la nostra istruttrice di fitness, ma è kinesiologa, nutrizionista, esatto. Tutto quanto. Come sei stata quest'estate? Tutto molto bene? Molto bene, grazie. Bene. Allora, come cominciamo? Allora, ho voluto fare questa lezione sui divanetti proprio per dimostrare a chi è a casa che si può benissimo cominciare anche se non ci va a ricominciare. Quindi si può iniziare tranquillamente seduti sul divanetto o sul divano. Perfetto. Anche di casa. Quindi c'è la lezione. C'è la lezione. Aia, siamo fregati. Ma questa è bruttissima notizia. Sì. Vabbè. Andiamo. La facciamo qui seduti. Quindi possiamo fare lezione ed esercitarci anche da casa, anche da seduti sul divano. Cosa facciamo? Cominciamo con degli esercizi che saranno di risveglio muscolare e articolare, perché siamo tornati dall'estate, molti di noi non hanno fatto niente per tutta l'estate, quindi cominciamo con riscaldare tutte le articolazioni. Iniziamo dal collo. Prendiamo la base del divanetto. Spalle basse. Questo ci serve semplicemente per aggrapparci e tirare giù le spalle. Sì. Oh, perfetto. Di qui, movimenti della testa. Inspiro verso l'alto, fuori l'aria verso il basso. Inspiro verso l'alto. Questo mi piace. Bello, eh? Sì, fuori bello. Soprattutto quando c'è un po' di torcicollo. Vedo le lampade dello studio, sono bellissime. No? Di solito fermo la testa al centro, tutti i movimenti in tutte le direzioni, destra e sinistra. Anche se uno ha un po' sempre di torcicollo. Se ho il torcicollo sì, è molto utile perché così riesco a sbloccare un po' l'articolazione. Sblocchiamo, eh? Sblocchiamo. Chino a destra e a sinistra. Pure! Esatto, chino a destra e sinistra. Come si ovviamente chiama questo? Sono esercizi di mobilizzazione del collo. Io sento già scrocchiare tutto. Beh, ovviamente a casa ne facciamo di più, non così pochi, più ripetizioni rispetto a queste. A casa i compiti sono... Rotazione, inspiro e fuori l'aria, faccio dall'altra parte. Questo è inspiro, terribile, ragazzi. Questa la faccio la prossima volta. Testa dritta, adesso lavoro con le spalle facendo delle circonduzioni. Inspiro, circonduzioni, dei cerchietti con le spalle. Inspiro dietro, sopra, avanti, si giù. Può fare con la giacca la circonduzione? Si può fare anche con la giacca, non ci sono scusanti. Tu sei circondiviso? Circondotto. Inspiro e fuori, inverto la direzione. Inspiro. Inverto la direzione. Okay. Ma è senso unico qua, non si può. Io comunque continuo a sentire scricchiolare. Non quella è la ruggine dell'estate. Ma non è che abbiamo bisogno più di un'ambulanza. Passiamo adesso alle gambe. Sempre che in questa posizione, stendo la gamba forte, più forte che posso. Io forte di così non posso. Sì, dritta la io. Schiena senza sprofondare, sempre dritti dritti. Stendo la gamba. Si può aiutare con la mano? No. No, non si può. Stendo la gamba. Sì, porto giù. Io questo esercizio. Il primo piano della suola. La gamba. Bene, devo dire. Poggiamo tutti la gamba per terra, tesa tesa. Posso anche andare un po' più in punta nella seduta. Sì. Poi punta. E vado in avanti. Ecco, no, questo. Guarda lei com'è, guardala, una gazzella. E noi due? Chi non riesce ad arrivare bene giù si ferma più sì, su e cerca di raddrizzare la schiena. Io mi fermo qui, come la canzone dei... Sì. Andiamo avanti, la stessa gamba. Che la prendiamo. Dove la mettiamo? Con la caviglia sul ginocchio. Vedo che quest'estate vi siete esercitati molto. Molto. Eh? Esercizi tutti i giorni. Sì. Di qua... Bella dritta con la schiena, dritto con la schiena, vado in avanti. Esatto. Cerco di schiacciare giù il ginocchio.
sentirò allungare qui dietro, no, al gluteo. Io ho sentito un'altra, uno strappo alla... la camicia? La zona, diciamo, quella che sta immediatamente sotto. Come okay. si chiama? Lombare? Più sotto, okay. come si... Pubica. Brava, perfetto. Che stai facendo? Ginocchio. Adesso? Ginocchio, abbiamo cerco cambiato. Cerco di avvicinare però. Sempre con la schiena dritta. Sì. Se ho difficoltà a tenere la schiena dritta, qui posso appoggiare la schiena sì. allo schienale. Sì. Porto la gamba. È gran finale questo, eh? Vabbè. Ce l'abbiamo ancora È uno. Gran finale, è gran finale, attenzione. La gamba. Provo, non guardate me, non è importante dove arriva la mia gamba, l'importante è che voi provate a stendere fin dove no, riuscite. No, ma questo... La gamba. Vabbè, ma allora, scusate, è così che chiediamo ai nostri ascoltatori di rimanere ancora con noi, ci ritroveremo fra pochissimo. Sì. Ringraziamo gamba, Letizia D'Alessandro, la nostra istruttrice di fitness, piccolissima pausa e speriamo che di tornare sani e salvi subito dopo la pubblicità. State sì. con la noi! Prossima. Ciao Letizia, grazie! Mary, ma se la prossima volta pure tu a aiuto fare fitness, eh? non si vuole più.